Con l'inaugurazione della mostra d'arte Guernica, emblema di guerra e di pace a 50 anni dalla morte di Pablo Picasso, a cura di Giuseppe Bacci, e l'esibizione della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, ha preso il via la 28esima edizione del premio Cimitile. Il presidente dell'anonima fondazione Felice Napolitano. Papa Francesco dice: con la pace si guadagna anche poco, con la guerra si perde tutto. Mai come in questo periodo occorre una forte mobilitazione a tutti i livelli della società affinché si instauri stabilmente quella cultura della pace che rappresenta il maggior impegno di una società che vuole essere civile. I prossimi giorni saranno una settimana intensa di arte, storia, cultura, momenti di riflessione, dense di eventi, musica, spettacolo che si concluderà sabato con la consegna dei campanili d'argento ai vincitori della 28esima edizione del premio Cimitile. Nel complesso delle basiliche paleocristiane di Cimitile si è tenuto anche il convegno Guernica e disastri della guerra a 50 anni dalla morte di Pablo Picasso, una speranza di pace. Durante il convegno è stato presentato il libro L'assedio, il romanzo di Mariupol, edito da Solferino, di Andrea Nicastro, giornalista, scrittore, inviato speciale del Corriere della Sera. Sono quelle occasioni in cui è possibile parlare di temi così importanti, difficili, anche in un contesto come quello locale italiano, dove la partecipazione non sempre è scontata. Nell'assedio c'è la disumanità di quello che stiamo vivendo in tutta questa guerra, c'è un atteggiamento che è senza pari nel non considerare i nostri valori, quello che noi pensiamo poteva essere l'Europa del XXI secolo. E invece abbiamo scoperto che non solo le guerre ci sono in Medio Oriente, in paesi lontani da noi, ma possono essere anche vicinissime. Al convegno sono intervenuti Filomena Balletta, sindaco di Cimitile, Felice Napolitano, presidente della Fondazione Premio Cimitile, Elia Alaia, presidente dell'Associazione Obiettivo Terzo Millennio, Giuseppe Bencivenga, consigliere della città metropolitana di Napoli, sindaco di Frattaminore, onorevole Felice Di Maiolo, componente della Commissione Cultura della Regione Campania, Andrea Nicastro, giornalista scrittore. Ha coordinato i lavori Ermanno Corsi, giornalista scrittore, presidente del Comitato Scientifico del...